Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle monete blu della settimana 5 per la stagione 3 di Fortnite capitolo 2. La prima moneta si trova praticamente qui a Fattoria Frenetica. Appena si sposta il bus Buzz, vi mostro la posizione qui. Vi anticipo, nel caso non lo sappiate, che le monete blu, a differenza delle viola e delle verdi, non sono ben visibili, ma se vi avvicinate ad un oggetto che le contiene, emana un bagliore blu. Quindi distruggete l'oggetto e prendete la moneta. La prima moneta si trova qui, come vi ho mostrato, a Fattoria Frenetica. Dovete scendere su questo campo e distruggere questo oggetto. Vedete, emana già un bagliore blu, quindi lo distruggete e prendete la moneta. Questa è la prima moneta blu. La seconda moneta blu si trova sempre alla Fattoria Frenetica, ma questa volta in particolare al Frutteto, località diciamo molto utilizzata da Epic Games per le sfide. Infatti in passato diciamo ci sono state diverse sfide fatte al Frutteto. Anche in questo caso, ovviamente, essendo una moneta blu, dovete distruggere l'oggetto che emana un bagliore blu per raccogliere la moneta. La seconda moneta si trova qui, vedete, al Frutteto, sopra la Fattoria Frenetica. Tutto quello che dovrete fare è atterrare nel Frutteto e distruggere l'oggetto che vi mostro adesso, cioè questo. Vedete, c'è il bagliore blu, lo distruggete e vi prendete la seconda moneta. La terza moneta si trova qui praticamente a Siepi d'Agrifoglio, all'interno di questo giardino magazzino, come vogliamo chiamarlo. Dovete atterrare e distruggere praticamente questa macchina, questo attrezzo da lavoro, per intenderci, dai. Quindi distruggetelo e prendete la terza moneta. La quarta moneta si trova a Borgo Bislacco, qui praticamente. Sulla strada troverete una macchina capovolta, dovrete distruggerla per prendere la quarta moneta blu della settimana 5. La macchina è questa, adesso ve la mostro. Appena mi avvicino, eccola, vedete, l'unica probabilmente macchina blu capovolta qui che emana appunto il bagliore blu. Quindi vi avvicinate e la distruggete per prendere la quarta moneta blu. L'ultima moneta blu si trova praticamente qui, sulla parte alta di Parco Pacifico, vedete? Ci sono delle case, dovete entrare in questa casetta gialla e distruggere la scrivania da lavoro che trovate al piano superiore, dove sta andando praticamente questo giocatore. Quindi entrate qui dentro, salite al piano superiore, entrate nella stanza e distruggete questo oggetto e la moneta sarà vostra.